intanto diamo il benvenuto. Ciao Maria Grazia, come stai? Ciao, sempre bene, per fortuna, sempre allo studio per scoprire queste storie che ci tengano compagnia e ci diano soprattutto degli stimoli per passare le nostre giornate un po' tristanzuole, però ogni tanto seguendo delle piste anche che la storia ci ha lasciato, direi che ci si riempie la giornata, ci si riempie il cuore. Questo periodo ci è stato dato perché si studi, si approfondiscano, si capiscano i nessi che ci sono tra l'oggi, il passato, il domani. Dobbiamo farci forte di questa cultura, perché è l'unica cosa che ci sorreggerà, è una rete per non precipitare. Fa parte del nostro bagaglio, dunque lo dobbiamo... dobbiamo cercare di comportarci nel migliore dei modi, soprattutto di affrontare questo periodo nel migliore dei modi. 10 anni prima che Shakespeare inventasse Amleto, pensate, Caravaggio dipinse San Girolamo, giusto? In un dialogo solitario con un teschio. Caravaggio, molti dicono, ma che c'entra Caravaggio con la Sicilia? Eppure c'entra, ragazzi. Eppure, nacque a Milano, è vero, e nacque a Milano nel 1571. Ed è, quando è nato? Vogliamo dire il giorno, così si capisce tutto, perché io sono così. Ah, poi proprio anche la giornata di nascita era il 29 settembre. Ecco, bilancia, io sono nato il 30, avete capito bene. Allora, però sei un rissoso? No, sono tranquillo. Ma sei tranquillo. Ecco, allora, questo ragazzo che nasce a Milano, non a Caravaggio, perché sai che qui nella Bergamasca c'è una cittadina che si chiama così, che ha scoperto, ci sono i documenti, che è nato invece proprio a Milano ed è morto a Portercole, in Toscana, di malaria. Angelo Merisi, brevissimo, ha detto il Caravaggio, perché appunto il Caravaggio c'entra, erano nativi di lì i suoi genitori. Sì, sì, allora, sì, sì. Perché Caravaggio? Intanto perché la nostra rubrica si chiama Ombre e Misteri di Sicilia e Caravaggio è il maestro dell'ombra, dal punto di vista pittorico intendo, perché chiunque chiuda gli occhi si immagini uno dei suoi tantissimi quadri, perché era molto veloce nell'eseguirle e anche se ha vissuto solo 39 anni, un'altra morte giovane, ne ha dipinti tantissimi e sono molto famosi. Allora, però perché la Sicilia? Lasciamo stare tutto. L'altra volta, scusa se ti interrompo, leggevo un articolo che questi pittori di una volta morivano così presto perché in queste vernici che usavano c'erano delle sostanze nocive per l'uomo. Ora non so se è una fesseria, se è una fake news, io l'ho letta e te la dico. Però poi ce ne sono anche di molti che sono durati a lungo, no? Lui ha avuto una vita tormentata e molto diciamo pericolosa. Il San Girolamo che tu hai citato, questo quadro bellissimo dove c'è il teschio, è stato usato da Camilleri per la copertina di un racconto che si intitola Il colore del sole, consiglio di leggerlo, che ci riporta ad un periodo, diciamo, finale della vita di questo pittore, che dopo le combinate di cotte e di crude si è entrato in una serie infinita di guai durante la sua breve vita, ma guai grossi, perché l'ultimo è stata una rissa in cui è finito e dove è morta una persona ed è stato condannato alla decapitazione, quindi mamma una morte mia. Chiunque lo conoscesse e lo incontrasse per strada aveva l'autorizzazione a decapitarlo. Occhio, significava veramente una roba brutta, per cui cosa succede? Siccome lui aveva lavorato anche per dei personaggi importanti, tipo dal punto di vista storico intendo, era un grande, veramente un grande, riconosciuto tale, riuscì a farsi dare una mano per scappare, ma per scappare di brutto, cioè si imbarcò e andò fino a Malta, dove c'erano i famosi cavalieri di Malta che l'avevano preso a ben volere, perché era un bravo ragazzo che si metteva continuamente nei guai, ma soprattutto era un fantastico pittore che tutti si contendevano. Mentre era a Malta, dipinse varie opere e queste varie opere che ci sono hanno delle storie anche lì, ci sarebbe da fare delle puntate apposta. Una di queste, che era conservata è tuttora conservata in una chiesa della Valletta, venne spregiata
da un pazzo vandalo e fece un taglio di 2 metri per 25 centimetri. Ma andiamo avanti, perché la Sicilia, finita Malta, periodo di Malta, e questa storia è raccontata nel racconto di Camilleri, lui si rifugiò in Sicilia, a Siracusa. Allora, ci stette poco, perché poi era veramente verso la fine della sua vita terrena, ma che cosa c'è? Perché parlo di Sicilia? Nel 1969 le cronache ci riportarono un altro fatto importante, quindi recente, 50-60 anni fa, cosa successe? Che dall'oratorio di San Lorenzo a Palermo venne rubato un dipinto di Caravaggio importantissimo. Ma questa storia ne contiene dentro altri 10, perché pare, da tutta una serie di indizi più che seri, raccontati anche in un film recente di Roberto Amendola, che questo furto fu commissionato niente troppo di meno che dalla mafia. Addirittura. Sì, quindi c'è questa storia nella storia nella storia. L'hanno trovato Caravaggio dopo? Ma che? Questo quadro, che era un quadro enorme, cioè era un quadro che era appeso in questo oratorio, quindi era di dimensioni notevoli, durante una notte, e c'erano stati gli indizi precedentemente, perché la nipote della perpetua aveva visto circolare dei brutti ceffi, e c'era una finestrella non protetta da grate, che è stata proprio quella da cui sono penetrati i malviventi, che lei aveva detto proteggiamola, accettiamo, perché lì dentro c'è una cosa importante. Pensa che questo quadro trafugato oggi avrebbe un valore di 30 milioni di euro. Mamma mia. Una cosa così. Morale, cosa successe? Che qui c'è proprio dentro, bisognerebbe parlarne tanto, però addirittura nel 1996, quindi 30 anni dopo, Giovanni Brusca, che è considerato l'autore della Strada dei Capaci, sì, userà ancora questo quadro come trattativa, cioè vorrebbe restituirlo, praticamente si è messo in contatto con lo Stato italiano, dicendo: vi restituiamo il quadro in cambio di cosa? Di un alleggerimento del carcere duro per i detenuti mafiosi. La trattativa non andò in porto, anche perché gli esperti avevano già capito all'epoca che di questo quadro probabilmente non c'era rimasto niente, perché addirittura si dice, e consiglio il film di Giovanni Andò, che si intitola Una storia senza nome, con Michele Ramazzotti e Alessandro Gassman, molto bello, si dice addirittura che sia stato arrotolato questo quadro, quindi si è tutto frantumato, perché la vernice era assolutamente secca, dopo del 600, quadro, come figurati, 350 anni dopo, come poteva essersi rinsecchito, si è rovinato, screpolato, e quindi persino quelli che l'hanno poi trafugato probabilmente si sono ritrovati dei pezzi di quadro. Dunque, per chiudere, anche il buon Caravaggio ha messo piede nella nostra Sicilia. Tra l'altro a Messina aveva iniziato un'opera molto bella, La Resurrezione, sì, di Lazzaro, esatto, opera incompiuta, vero. Dunque c'è una testimonianza anche nella nostra città. Noi scopriamo sempre questi personaggi. All'inizio avete visto, sembrava, dice, ma Caravaggio con la Sicilia che c'entra? Invece Caravaggio con la Sicilia c'entra, e come? C'entra e come? Ci ha soggiornato questo quadro di cui abbiamo parlato, che è stato rubato nel 69, non è stato dipinto in Sicilia, è arrivato in Sicilia per altre strade. E guarda, la cosa più bella è questa, che anche se non abbiamo una vera e propria biografia ufficiale, non ci sono molti documenti su quest'uomo, in realtà poi ci sono pezzi di storia che si sono andati ad accumulare, che hanno dato ai critici, agli storici, agli studiosi, modo di ricomporre parzialmente almeno questo puzzle, ed è un puzzle però che ha miliardi di tasselli. Quindi
Rimani con noi perché chiudiamo la nostra puntata con la nostra scrittrice Maria Grazinecco, che ritornerà martedì prossimo con questa bellissima rubrica Ombre e Misteri della nostra bellissima isola, la Sicilia. Prima ci raccontava le città, i luoghi che magari uno non conosceva, invece con Maria Grazia li abbiamo conosciuti. Adesso conosciamo questi importanti personaggi che almeno per un giorno hanno messo piede nella nostra isola.